supporti, c'ho questo dove sta attaccata la mia telecamera quando registro video per YouTube. E questo è di metallo. Questa torcia qua sopra c'ha la calamita e si attacca. E c'ho un altro supporto uguale a questo dall'altra parte dove sta attaccato adesso il telefono. Quindi io con questa l'attacco qui, così quelle che sono sempre così scandalizzate dal fatto che mi metto la torcia in bocca, la mia torcia, la mia bocca, così non si scandalizzeranno. E vi fa... Ecco. Mi dispiace che la telecamera mette a fuoco giustamente quello che gli piace di più. Quindi faccio in questo modo. Metto la mia base su tutta l'unghia. Questo che vedete, no, ve lo ripeto perché tanto ci sarà sempre qualcuno che ha da dire qualcosa. È vecchio prodotto. Non mi va di andare a scavare ogni volta, visto che io mi faccio le unghie praticamente ogni 2 settimane. E quindi questo vecchio prodotto ce lo lascio. Si vede? Ah sì, ecco, si vede. Ma che è sto quadratino qua? Ma vedete una cosa? Boh, vabbè. Allora, considerando anche che quando me le faccio da sola e me le attacco sempre storte, metto un gocciolino in più qui sulla punta. Mi metto in questo modo. Ho deidratato l'unghia naturale, non ho messo né bonder né niente, vado direttamente con la base. Spero che si veda qualche cosa, perché qui c'ho, cioè se mi vedeste come sto messa. Quindi cerco di attaccarla dritta. Metto qua. Giusto quel 10 secondi, 5, insomma, quanto basta per fermarla. E poi vado, quando ho finito, vado in lampada grande a finire la polimerizzazione. La live che ho fatto venerdì pomeriggio, l'ho già caricata sul tubo, ma non è ancora pubblica. Quando ho finito questa, la metto pubblica, così se volete andare a perdere un po' di tempo, anche sul tubo c'è la live di venerdì. Anche qui. Metto un po' più di prodotto sulla punta. Questa in particolare è molto storta. Non sono tip in gel, sono tip in plastica. Tutto ciò che utilizziamo è plastica. I gel sono plastica, acrilico è plastica, il semipermanente è plastica. Quindi plastica con plastica vanno d'accordo. Vado un attimo, ok. In questo modo, tenendo io la mano così, riesco ad attaccarle abbastanza dritte. Se mi metto così, se mi metto così, sto sempre storte. Ma dopo le togli? No, le tengo. Queste le tengo fino a quando non mi stufo. Perché io così sto fatta. Sarà che sono piena di stimoli da cose che vedo, come tutte voi che vediamo cose in giro. Sono piena di stimoli e appena finisco di farmi una cosa, già mi viene voglia di un'altra. Quindi sì. Diciamo che le mie unghie potrebbero stare molto più in salute di come stanno se io facessi passare un po' di tempo in più tra una applicazione e l'altra. La prima, sì, la prima lezione della maratona oggi è alle 18. Allora, le tip non le ho né opacizzate né niente né nulla di nulla, sono crude. Così, come vengono, sono crude. Tengono perfettamente, non c'è bisogno di opacizzarle, non c'è bisogno di nulla. Ok. Adesso mettiamo pure l'ultima. Aspettate che mo che vado in lampada a finire il giro qua, a completare la polimerizzazione, vi leggo, ma vedo che state chiacchierando fra di voi. Ah, andrò ad utilizzare comunque acrilico e sto utilizzando una base sotto al sistema acrilico. Si può fare benissimo, si può fare benissimo, anzi ci aiuta, mo, più tardi, cioè più tardi, mo, quando ho fatto questo, ve lo spiego meglio questa cosa. Allora, Madonna, tra fili, cose, non vedo niente qua.
Un momento che adesso rispondo a tutte le domande. Allora,